Ultimamente si parla moltissimo di bull run, di Bitcoin possibilmente in arrivo. Le altcoins inoltre stanno galoppando tantissimo, insomma, il mercato si può dire tutto tranne che sia noioso. Per questo motivo io mi aspetto un grosso afflusso di persone. Solitamente i nuovi utenti nel mondo di Bitcoin e nelle cripto arrivano proprio quando i mercati vanno in bull run. E preventivamente a questo, sembra che non sia già successo che nuove persone siano arrivate, io vorrei fare un video reminder sui capisaldi da tenere a mente quando si opera in Bitcoin e nelle cripto durante una bull run. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Ci sono alcuni punti importantissimi da tenere a mente quando il mercato sembra voler partire e non volersi mai fermare e soprattutto degli errori da evitare. Per quale motivo? Perché sono quelle situazioni in cui l'emotività tende a prevalere. Quando il mercato inizia a partire, noi ci immaginiamo appunto che non si fermerà mai più, che potremmo perdere il treno, che se non ci sbrighiamo a fare qualcosa, allora rimarremo indietro, rimarremo esclusi. Ecco, nel video di oggi vi vorrei aiutare a superare questi concetti sbagliati e soprattutto ad attuare il corretto mindset nei confronti del mercato per ottenere dei buoni risultati. Vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like. Anche a questo video che mi gasate ai massimi e a voi non costa nulla. Iscrivetevi al mio canale e mi raccomando, cliccate anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche, ogni mio nuovo video. E infine iscrivetevi anche ai miei canali social di cui trovate i link giù in descrizione. Iniziamo con il punto numero 1, una cosa da non fare assolutamente, ovvero acquistare soltanto perché si leggono delle news bullish, rialziste, che prevedono cifre esorbitanti. Per quale motivo? Perché le news sono quanto di più falso a volte esiste, in particolare se si guarda le predizioni di prezzo. Durante i periodi in cui il mercato di Bitcoin è rialzista, quindi ci troviamo in un bull market, le news saranno esclusivamente bullish, quindi troverete soltanto notizie positive, notizie che proietteranno appunto Bitcoin a prezzi esorbitanti per i più svariati motivi. Il consiglio che mi sento di dare è di non farsi prendere da quelle notizie lì, quindi immaginandosi quello che dicono, immaginandoci di vederlo realizzato, ma di prenderle e accantonarle completamente. Il sistema delle news funziona in una maniera molto particolare, ovvero è pilotato da chi ha grossi capitali. Chi ha questi grossi capitali durante i bull market tende a vendere, soprattutto quando i bull market raggiungono una situazione di picco. Al fine di trovare persone a cui vendere, su cui dampare in testa i propri bitcoin, i grossi capitali incentivano all'acquisto i retail, ovvero i pesci piccoli, utilizzando proprio i canali mediatici. Tendono a diffondere, a far diffondere, magari anche a pagamento, notizie positive, notizie rialziste. Gestori di fondi magari vengono intervistati e rilasciano dichiarazioni che prevedono Bitcoin a 100.000, 1 milione, eccetera, eccetera, eccetera. Così i retail vengono presi dalla FOMO, ovvero si immaginano la realizzazione di quello che leggono sulla notizia, comprano ciecamente, senza sapere nulla magari di mercato, e alimentano questa bolla che poi esplode nel momento in cui i grossi capitali iniziano a venderli in testa. Quindi mi raccomando, prendete queste notizie, queste predizioni di prezzo, queste pseudoanalisi che vi dicono che continuerà a salire, che arriverà a certi prezzi molto alti e buttatele via. Il secondo punto è un po' un corollario del primo e si tratta di non acquistare soltanto perché qualcun altro lo fa, ma di avere una strategia ben chiara. Questa è la cosa più importante in assoluto. Cosa significa avere una strategia? Significa innanzitutto capire che cosa si vuole fare di Bitcoin, ovvero io lo sto acquistando per fare un investimento a lungo termine, per dedicare una parte del mio portafoglio in Bitcoin, per fare un trade speculativo, un dentro e fuori molto rapido. Devo avercelo chiaro come l'acqua, perché altrimenti faccio le cose a caso e va a finire che mischio il trading con l'investimento, faccio
faccio confusione e perdo assolutamente soldi. Quindi se non ho ben chiaro nel momento, anzi ancora prima di acquistare Bitcoin, di andare ad aprire quella posizione di acquisto, se non ho ben chiaro che cosa sto facendo, è meglio che non faccia nulla. Cosa vuol dire fare trading o fare investimento? Beh, fare trading significa avere una speculazione, una posizione speculativa, quindi definire un punto d'ingresso con uno stop loss e un take profit, piuttosto che un trend da seguire, ma in base a un criterio specifico che si chiama setup nel mondo del trading. Quindi dal grafico leggo qualcosa, apro una posizione su quel qualcosa che leggo e poi punterò a chiuderla con un secondo segnale oppure per l'appunto con un take profit. Per fare questo devo conoscere il trading, quindi non posso improvvisarmi trader. Se non avete mai fatto trading in vita vostra, fate un passo indietro con umiltà, dedicatevi magari all'investimento che è molto più rilassato e nel frattempo, se volete, magari approcciate il trading magari con il mio corso gratuito, attenzione, Trading Consapevole, che trovate tutto qui sul mio canale YouTube. Non vi voglio vendere nulla, ripeto, è gratuito. Altrimenti c'è la strada dell'investimento, la strada più semplice se vogliamo, che significa voler avere una parte di portafoglio investimenti per l'appunto allocata a Bitcoin. Ma anche qui non si possono fare le cose a caso, perché devo avere ben chiaro quanto voglio allocare su Bitcoin, in che modo voglio entrare. Quindi il consiglio che do in questo caso è di non acquistare tutto in una volta, e questo potrebbe essere un punto successivo, quindi il punto 3: non acquistate tutto in una volta fiondandovi dentro. Perché? Perché mediare su una forbice di prezzo più ampia, se si è investitori, sicuramente rende di più sul lungo periodo. Se io compro tutto in una botta, mi affido di più alla fortuna, perché se in quel momento lì il mercato è alto, allora andrò incontro a una perdita maggiore e una maggior difficoltà di recuperarla. Se il mercato invece in quel momento lì è basso, allora avrò un guadagno maggiore, ma capite che mi sto esponendo a un rischio e rendimento potenzialmente più alti rispetto che frazionare il proprio acquisto magari in n entrate ogni mese, per dirne una. In questo modo medio il prezzo, e se il prezzo di Bitcoin andrà in uptrend nel tempo, sul lungo periodo, andrò incontro ad un guadagno più moderato ma meno rischioso. Ho parlato di questo sempre in un video dedicato appunto a un piano d'accumulo su Bitcoin, che vi lascio se vi va qua nel link in alto a destra. Il punto numero 4 è non esagerare con le altcoins, non farti tentare dai guadagni facili che non esistono, perché dove c'è il guadagno facile c'è anche la perdita ancora più facile. Le altcoins sono un'arma a doppio taglio, perché davvero si rasenta quasi la scommessa nell'investire in altcoins. Cosa voglio dire? Voglio dire che nei momenti in cui sembra che il mercato delle altcoins inizi a partire, fa guadagni che sono molto più alti, di diversi multipli rispetto a quelli che fa Bitcoin, è semplicemente perché c'è una botta di afflusso di capitale appunto in quel mercato. Il problema qual è? È che il mercato delle altcoins funziona come quello di Bitcoin, magari sotto steroidi, e soprattutto è difficile che un altcoin rimanga in trend crescente per più tempo, mentre Bitcoin tende a farlo appunto in maniera più marcata, in maniera maggiore. Di conseguenza nelle altcoins si trova spessissimo il classico pattern di pump and dump, ovvero di aumento repentino del prezzo e poi crollo altrettanto repentino. È una cosa che da investitore si vuole evitare come la peste, perché diventa veramente mera speculazione, e da speculatore si vuole, sì, è bello, è interessante, però appunto se si è trader, se si conosce la materia e si sa quello che si sta facendo. Un consiglio a fine a questo è quello di non farsi tentare quindi dal fare il 100x, dal fare un 10x investendo in un altcoin, magari cercando la prossima che secondo noi farà il botto perché ci sembra un buon progetto, perché qua stiamo veramente giocando delle schedine. Io l'ho fatto in passato, io stesso ho visto i risultati che ha portato, vi spoilerò già che sono pessimi, perché magari per una che ci si becca e magari parte e poi crolla subito dopo, tutte le altre crollano senza nemmeno partire. Quindi fidatevi, l'investimento sul lungo periodo sulle altcoin
bitcoins è un gioco a perdere. Evitate di prendere il biglietto della lotteria cercando l'altcoin che secondo voi, è sottovalutata. Concentratevi su una strategia più realizzabile, che non punta appunto a fare i 10 per, i 20 per, ma punta ad avere un guadagno più moderato, ma più costante nel tempo. Come può essere appunto un investimento, un piano di accumulo in bitcoin con ribilanciamento mensile magari del capitale, appunto per moderare i rischi, che già bitcoin dà rischi molto alti, è un asset a rischio estremamente alto. Se poi ci si mette dentro le altcoin, se ci si mette dentro queste scommesse, non diventa più investimento ma si va nel gambling. Infine, l'ultimo consiglio che mi sento di dare è di non aver paura di perdere il treno, che è una frase che si sente spessissimo. Uno guarda il passato, vede che un tempo bitcoin era 10 centesimi e si mangia le mani per non essere entrato. Sì, ok, ma bisogna anche porsi la domanda: ma lo avrei holdato fino ad oggi? Dubito. Uno poi guarda il prezzo che è oggi e si immagina come potrà essere in futuro, e quindi si tende a fare soltanto questa differenziazione tra punto 1 e punto 2, che sono i nostri ingressi e usciti immaginari, e ci immaginiamo quindi appunto il guadagno che avremmo, che potremmo realizzare acquistando qui e vendendo lì. Questa è pura astrazione, perché il mondo non funziona così, non esiste che si fanno questi ragionamenti col senno di poi, e non esiste che noi compriamo al minimo e vendiamo al massimo. Questa è pura immaginazione. La realtà dei fatti è che bisogna andare appunto a costruire una strategia, a seguire una strategia che segue i trend, che punta ad investire con razionalità, limitando le perdite e limitando i rischi. Il discorso del perdere il treno induce, proprio per quel discorso che abbiamo fatto poco fa del ingresso uscita, a entrare magari non appena vediamo che qualcosa si sta muovendo a rialzo, proprio perché pensiamo che sia l'ultima occasione possibile che si ha per acquistare Bitcoin sotto un certo prezzo. Anche questa è tutta una retorica da news, ok? Una retorica da Twitter quasi, di dire l'ultima occasione che hai, i classici tweet che spopolano, no? Durante i bull market, ultima occasione per acquistare Bitcoin sotto i $9,000, e poi puntualmente invece ci ritorna. Quindi non facciamoci prendere da questa FOMO, perché ci annebbia la vista, ci cancella il lato razionale e strategico e ci induce a fare scelte errate. Quindi quando ci viene questa smania di acquistare perché abbiamo letto qualcosa del genere, o perché ci immaginiamo che davvero sia l'ultima possibilità che abbiamo per guadagnare su Bitcoin, fermiamoci subito, perché non è così. I treni su Bitcoin e sulle cripto si ripetono in continuazione, è un mercato volatile che sicuramente non sarà un entry mancato, un acquisto mancato a farci perdere un profitto nel tempo. Probabilmente, anzi, ci evita di beccarci una bella perdita. Questo è quanto, direi. Io vorrei sentire un po' voi adesso. Vi è capitato mai di sentire, di provare questi punti che abbiamo descritto in questo video e soprattutto di caderci vittima? A me sì, in passato, ed è proprio per questo che ve li volevo condividere. E soprattutto, qual è il punto che sentite più vostro, che fate più fatica a mettere in pratica? Scrivetemelo nei commenti, così ne discutiamo. Vi faccio un carissimo saluto e alla prossima!